Allora, buongiorno a tutti, mi fa piacere ritrovarci e ritrovarvi per un nuovo appuntamento. Appunto, come diceva Francesco, noi ci eravamo sentiti ormai un paio di settimane fa, quando era appena uscito il decreto di liquidità, e avevamo fatto una panoramica di quelle che potevano essere le misure di questo decreto. Diciamo che in queste due sarà, per così dire, i finanziamenti, quelli fino a 25.000 euro, su cui le banche ormai sono già operative e hanno cominciato a raccogliere le domande, a lavorare le pratiche e anche a erogare i primi finanziamenti, appunto, fino a 25.000 euro. Invece, per tutta la parte che riguarda i finanziamenti sopra i 25.000 euro, questione, speriamo, di ore. O comunque di pochi giorni dovrebbero essere anche qui montati tutti i prodotti di finanziamento, anche le procedure operative per poter soddisfare le richieste. In questo momento, di fatto, con le banche e noi insieme a loro stiamo raccogliendo tutta la documentazione, stiamo cominciando a lavorare le pratiche in modo da essere pronti nel momento del bisogno. Confermo che comunque tutti gli istituti e BPM in testa, Banco BPM in testa, che è uno dei nostri partner di riferimento, stanno comunque erogando finanziamenti, che sono i finanziamenti, quelli principalmente delle misure che già avevano, diciamo, adottato parallelamente ai due decreti, quindi il decreto Cura Italia e il decreto liquidità, per cui il lavoro di fatto non si è mai fermato. Oggi è un piacere avere con noi Roberto Misteriosi ed Enrico Ferrari, che sono due persone espertissime del Banco BPM, di questi finanziamenti del decreto. Ci faranno una panoramica anche da un punto di vista tecnico di quello che la loro banca ha adottato, ha cominciato ad adottare e adotterà nelle prossime settimane per supportare le imprese. Poi ci sarà spazio per fare un po' di domande e per chiarire eventualmente alcuni aspetti non chiarissimi. Vi invito a scrivere le domande in chat in modo che dopo io possa poi riportarle quelle principali, le prime che arrivano. Non mi dilungherei oltre, passo la parola a Roberto Misteriosi, che ci fa appunto la sua panoramica sulle misure adottate da Banco BPM. Grazie Tommaso, buongiorno a tutti. Ringrazio anche il direttore Montanari di questa opportunità. È un metodo snello che abbiamo imparato a utilizzare vista la contingenza per scambiarci comunque informazioni. Perciò cercheremo di essere pratici e veloci, soprattutto per poter lasciare spazio alle domande, che forse è la parte poi più diciamo così, importante per i chiarimenti. Assieme a me interverrà il collega Ferrari Enrico, che è del nostro ufficio Fondi Agevolati e Garanzie qui di Modena, e rimane in collegamento anche la dottoressa Paola Veronesi, che è la responsabile della struttura Sviluppo e Acquisizione Nuova Clientela della nostra direzione territoriale. Io mi chiamo Roberto Misteriosi, sono il responsabile commerciale della direzione territoriale Emiliano-Romagnola del Banco BPM, che vi ricordo è il terzo gruppo bancario italiano ed è sorto a seguito dell'unione della Popolare di Milano con l'ex Banco Popolare, e perciò oltre alle insegne Popolare di Milano ha unito tutto ciò che prima era sotto i marchi Popolare di Lodi, Banco San Gimignano e San Prospero, Cassa Risparmio di Imola e tanti altri in giro per l'Italia. Chiedo ai miei due colleghi di inserire comunque nella chat i loro riferimenti, email, in modo che qualora ci fosse qualche esigenza anche successiva a questa, potrete eventualmente far loro riferimento per precisazioni tecniche barra operative. E chiedo a se mi posso essere messa la slide a pagina 2, che evidenzia un po' quelle che sono le misure introdotte dal governo, misure in cui il sistema bancario sta centrando
cercando di applicare e di mettere a disposizione nonostante l'indubbia complessità dei processi operativi, perché come al solito, per essere concreti, c'è una grande differenza tra la forma e la sostanza, ed è anche per questo che saranno molto importanti le vostre domande o quello che riusciremo a darvi come effettiva interpretazione che il sistema bancario e la nostra banca sta dando a queste norme. È chiaro che tutto oggi si basa su questi due decreti, quello emesso il 17 marzo che ha introdotto soprattutto la moratoria e un articolo 49 e poi l'ultimo, quello di liquidità, che è andato ad assorbire ampliandole tutte le misure di garanzia a sostegno del finanziamento delle imprese. È chiaro che passando all'altra slide, a pagina 3, un passaggio veloce sulle moratorie lo voglio fare perché so che è un tema che avete già trattato, ma è molto importante secondo me perché è stato il primo strumento, quello che ormai ne abbiamo evase migliaia e migliaia come banco, ma anche con la nostra direzione territoriale, è secondo noi il primo strumento a cui un'azienda in caso di necessità avrebbe dovuto ricorrere, e poi vi spiegherò i motivi. Le moratorie fondamentalmente le possiamo suddividere in tre tipologie: quella dell'articolo 56 del decreto Cura Italia, a cui avevano accesso chiaramente le PMI nella loro forma descrittiva della legge dal punto di vista europeo. A sua volta noi abbiamo messo in pratica anche alle grandi imprese, cioè che avevano dei requisiti dimensionali superiori agli PMI, di fare moratorie chiaramente bilaterali, perché non è che se un'azienda fattura 52 milioni non doveva aver bisogno di come una che ne fattura 49. E in più aggiungo, abbiamo reso anche, siamo operativi anche sull'estensione tramite l'addendum Covid della moratoria ABI 2019, che verrà chiaramente, diciamo così, normalmente abbiamo consigliato alla nostra clientela di utilizzarla in seconda istanza perché c'è tempo fino al 31 dicembre. Quali sono i motivi? Deve essere disconnesso. No, chiuso il microfono un attimo. Pronto? Mi sentite? Eccoci. Sì, avevamo perso. Dove ero rimasto? L'audio. Non so dove ero rimasto, Francesco, nella mia esposizione. Quando stavi dicendo dei motivi. Ok, allora sono tre fondamentalmente i motivi per cui abbiamo consigliato tutta la nostra clientela di utilizzare la moratoria. Il primo è che non lascia strascichi sulla posizione, su questo si è pronunciato anche la BCE tramite EBA in maniera ufficiale, e perciò tutte le banche hanno l'autorizzazione nel caso in cui la difficoltà finanziaria derivi, non fosse pregressa, ma derivi esclusivamente dal problema della contingenza Covid, a non classificare come in difficoltà finanziaria le imprese che richiedono moratoria. Secondo, è stata immediata, rapida, veloce, e lasciava in questo modo il tempo alle imprese di valutare bene qual era la loro esigenza finanziaria, il loro fabbisogno, in maniera con un po' meno di fretta, perché non avevano rate che non avranno rate che li andranno ad assorbire il proprio flussi di cassa. E ultima cosa, è chiaramente gratuita ed evita di ricorrere per quella parte a nuova finanza e a nuovo indebitamento, che ricordo
sarebbe comunque oneroso, anche se sicuramente le condizioni di mercato attuali, in considerazione anche delle garanzie che le banche possono ottenere, sono mediamente in linea o addirittura inferiori alle condizioni di mercato a cui i clienti accedevano fino ad Antecovid. Perciò la moratoria ABI, quella l'ultima elencata in questa slide, vi ricordo, un cliente avrebbe potuto oggi aderire alla moratoria ex articolo 56 e a settembre, a perdurarsi della difficoltà dovuta dalla problematica in corso, avrà la possibilità di aderire all'ABI per ulteriori massimi 12 mesi e o addirittura per allungare i finanziamenti in corso. E, un'altra, passando alla slide successiva, un'altra modalità che lo Stato ha messo a disposizione prima con l'articolo 49 e poi con il decreto liquidità è chiaramente la possibilità di accedere a delle garanzie, allargando le maglie di accesso e per quanto riguarda il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, azzerando i costi di accesso. Il mio collega sarà poi più preciso nel descrivervi queste riduzioni. In questa slide avremo inteso schematizzare quelle che sono, in una sintesi speriamo il più deduttiva possibile, le varie modalità di accesso, no? Perché chiaramente al medio credito possono aderire prima solo le PMI, poi le aziende che fatturano fino, scusate, che hanno fino a 500 dipendenti, poi ci sono delle differenze, come vedete, che per alcuni è una nuova finanza e in altri casi, tipo SACE, non si può rifinanziare. Faccio presente una cosa: noi sul medio credito siamo pienamente operativi praticamente su tutte le forme, e dopo il mio collega sarà più preciso. Su SACE tutte le banche, ho partecipato anche ieri a un incontro di questo tipo con un'industria Reggio Emilia, alcune hanno già stipulato come noi la convenzione con SACE, ma nessuno ha ancora erogato operazioni, perché stiamo tutte diventando operative. Perciò anche per i dettagli su SACE oggi io non potrò provare a rispondere qualche domanda, perché qualche chiaramente macro informazione, ma proprio le norme operative le attendiamo per i primi giorni della prossima settimana. Invece per quanto riguarda il medio credito penso che saremo in grado di essere sicuramente più precisi a rispondere a quasi tutte le domande che voi ci vorrete porre, comprese anche, se vi interessasse, aspetti sui 25.000 euro. Ricordo anche che nella regione Emilia-Romagna c'è stato anche un bando della regione volto ad abbattere i costi di interesse e di accesso ai confidi per operazioni di taglio medio-piccolo fino a 150.000 euro a 36 mesi. Perciò questo contributo, per cui anche noi siamo operativi e abbiamo ridotto le condizioni standard di operatività in convenzione con i confidi, proprio perché la Regione ci ha chiesto, dovendo abbattere loro questo costo di interesse con questo loro plafond, di mitigare questo costo d'accesso. Perciò tutti i principali confidi sono operativi anche in questo senso. E prima di passare la parola al mio collega per i dettagli operativi, vorrei chiarire un aspetto che mi sembra giusto fare, poi ribadisco, volendo potrò essere più preciso con le domande. Cioè, tutte queste misure non rendono in alcun modo
Pronto, scusate, sento un ritorno in cuffia. Tutte queste misure non rendono in nessun modo automatico l'accesso al credito, perché rimane comunque una valutazione di merito creditizio e di avere le concessioni di accesso da parte della banca, anche per l'operazione dei 25.000 euro che è garantita al 100%. È chiaro che queste garanzie aiutano la banca nel consentire l'accesso al credito. Perciò le nostre indicazioni che i nostri colleghi del mondo credito che deliberano le proposte, come voi sapete ogni azienda, le vostre aziende hanno le due anime, no? Quella commerciale che si occupa di proporre e di vendere, ma poi c'è anche quella che si occupa di incassare i crediti e perciò ci deve essere un equilibrio. Il nostro mondo crediti ha avuto un'indicazione chiara di valutare il merito creditizio sulla base di quelle che erano le caratteristiche, lo stato di salute delle aziende ante Covid, cioè una sorta di fotografia a fine gennaio, a metà febbraio delle aziende, di non considerare in alcun modo il deterioramento degli ammendamentali dovuto agli insoluti pervenuti o alle carenze di liquidità generatesi per il blocco del fatturato e il blocco degli incassi. Chiaramente quello che chiediamo alle aziende aiutate dai loro professionisti è anche quello di venire e rivolgersi valutando bene quello che è l'effettivo bisogno finanziario, anche se so che questo non è facile, però so che tutte le aziende si stanno organizzando per simulare delle ipotesi di best o worst case in base a quelle che potrebbero essere le riprese o meno del fatturato e delle necessità di ritornare a produrre. Ma è molto importante, tornando anche all'esempio che facevo prima, perché uno può essere portato a dire: ma io chiedo tutta la liquidità possibile perché così sto dalla parte del bottone. Ricordo che la liquidità comunque qui di fondo perduto lo Stato non ha previsto nulla, andrà comunque restituita, anche se normalmente si prevedono periodi di preammortamento abbastanza lunghi, è comunque un indebitamento che, seppur a condizioni come il mercato degli ultimi anno o due molto accessibili, ha comunque un aspetto oneroso. Perciò l'importanza di presentare e circostanziare comunque le richieste su quelle che sono le bisogni di utilizzo è molto importante per condividere poi la sostenibilità futura del rimborso da parte delle aziende. Io lascerei la parola al mio collega Ferrari Enrico per entrare nel merito delle modifiche, delle misure in un quarto d'ora, in modo per poi lasciare lo spazio e rimango chiaramente qui per rispondere alle domande. Non ti sentiamo, Enrico. Non sentiamo. Pronto? Enrico, non ti sentiamo. Adesso sì. Adesso mi sentite? Mi sentite adesso? C'è sempre quel ritorno prima. Ho provato ad abbassare il microfono. Va bene, okay. Prova così. Ok, va bene. Buongiorno a tutti. Grazie a Francesco Tomasio e a tutti gli ospiti. Come ha detto Alberto, abbiamo preparato alcune slide. Se Francesco riesce a mettere. Non sentiamo più.
qua vicino a me, se bene lo faccio venire qua a parlare, va bene? Sì, meglio. Ok. Preferisci che venga? Preferisci che... Sì. L'auricolare che ho trovato si vede che non era sufficientemente potente. Io qui posso... Siedi nella mia scrivania. Io faccio una cosa. Non mi scommetto perché sennò no, c'è il ritorno. Assolutamente. Non c'è il ritorno. Perfetto, buongiorno, sono... Ecco qua. Sono... Ok, mi sentite? Sì, bene. Sì, bene. Perfetto, scusate dei problemi tecnici, li risolviamo. Allora, partendo dalla slide, quella che è proiettata in questo momento, abbiamo esemplificato quelle che sono state le novità introdotte dai due decreti. Cioè prima la garanzia era stata... veniva concessa ad aziende che avevano fino a 249 dipendenti, il decreto liquidità ha aumentato questo livello, il fatturato che prima era veniva controllato fino a 50 milioni di euro non viene più controllato, cioè non è più un paletto per poter accedere alla garanzia, il plafond delle garanzie che il fondo per le piccole e medie imprese concede è passato da 2 milioni e mezzo a 5 milioni, poi vedremo anche che cosa ha comportato. Sono state tolte le misure regionali, per esempio la Toscana non aveva accesso alla garanzia diretta se non tramite il passaggio obbligatorio dai confidi, attualmente può accedere alla garanzia diretta facendo qualsiasi azienda che ha sede in Toscana facendo direttamente la domanda all'istituto di credito che ha selezionato. Il costo della garanzia che andava dallo 0,25 all'1% a seconda della dimensione dell'impresa è momentaneamente stata sospesa, quindi è diventata gratuita. È una gratuità ovviamente temporanea, gli adempimenti amministrativi rimangono sempre la compilazione dell'allegato 4 che è la domanda di richiesta al fondo. E la documentazione antimafia invece non è possibile adesso presentarla anche in un momento successivo, qualora sia richiesta, ci sono delle soglie, però è ancora in corso di definizione, diciamo che nella maggior parte delle operazioni che vengono trattate quotidianamente non c'è il problema della certificazione antimafia. Comunque noi culturalmente come banca verifichiamo minuziosamente ogni richiesta, quindi se dovesse essere richiesta per una determinata operazione la certificazione antimafia, prima di presentare la pratica al fondo lo comunichiamo al cliente e insieme a lui prendiamo le decisioni del caso, se presentarla, se attendere la risposta della prefettura, insomma ci sono diversi aspetti. Nella slide successiva, la numero 6, ho semplicemente fatto una fotografia di quello che era il fondo di garanzia prima dell'introduzione dei due decreti, cioè cosa era possibile fare a livello di finanziamenti con la garanzia statale. Abbiamo messo delle durate che, come ho specificato sotto, sono le durate che si riferiscono alle indicazioni che la nostra banca dà di massima a gestori, deliberanti, clienti relativamente a questi tipi di operazione. Ovviamente in base ad ogni necessità abbiamo la possibilità di andare in deroga a queste durate perché il fondo di garanzia non pone dei limiti.
questa no, non ve la commento più di tanto, passerei alla slide successiva, la numero 7, dove invece ci sono effettivamente le novità più importanti, più interessanti introdotte dal fondo di garanzia, che sono la possibilità di rimodulare il debito della banca e con una garanzia all'80% o al 90% in questo momento. E qui consolidando anche esposizioni a breve e a medio-lungo termine non precedentemente garantite, perché la riforma del fondo del 15 marzo dello scorso anno prevedeva invece che fosse possibile rinegoziare esclusivamente debiti sullo stesso istituto solo nel caso in cui fossero già garantiti dal fondo. Il decreto Cura Italia e successivamente il decreto liquidità hanno, diciamo, tolto anche questo limite. Questo è concesso purché all'azienda venga concesso da parte della banca concedente, appunto, anche un 10% di liquidità aggiuntiva, almeno un 10% di liquidità aggiuntiva rispetto al totale dei debiti che vengono consolidati. È stata introdotta, ma qui ancora in corso di definizione, proprio da Mediocredito, quindi non riesco a darvi molte informazioni in più, però ci sarà questa misura per il settore turistico alberghiero, con la possibilità di garantire anche finanziamenti ipotecari. È operativa invece la possibilità di arrivare alla garanzia del 90%, come vi anticipavo prima, per durate fino a 72 mesi. Quindi faccio io le prime due domande. Allora, la prima domanda, forse più per Enrico, è capire bene sul tema del de minimis, nel senso che noi abbiamo visto che sull'allegato 4, che è stato modificato, se non sbaglio, lunedì o martedì, appunto, è indicato come diciamo voce del finanziamento, voce di giustificazione del finanziamento, una voce Covid-19 come alternativa rispetto a quella del regime di de minimis. Quindi la mia domanda è capire bene, quando un imprenditore compila l'allegato 4, cosa deve scegliere come voce? Nel senso che, da quello che diceva prima Enrico, probabilmente se c'è ancora spazio sul de minimis, quindi 200.000 euro, sceglierà de minimis, altrimenti il finanziamento sarà in quel contenitore temporaneo. Oppure comunque lo mettiamo nel contenitore temporaneo perché il finanziamento 72 mesi è tipico del appunto di quello dell'emergenza Covid-19. Questa è la prima domanda. Allora, non è assolutamente obbligatorio optare per una o l'altra ipotesi. Sinceramente, quello che abbiamo dato noi come indicazione ai nostri colleghi che raccolgono gli allegati 4 è quella di dire: se siamo di fronte ad un'azienda che non ha mai utilizzato il de minimis, quindi ha tutto lo spazio che vuole, ci sta facendo una richiesta di finanziamento anche di piccolo importo, perché probabilmente la sua capacità di rimborso non può supportare finanziamenti molto più grandi, e quindi anche nei prossimi anni non è che ci chiederà chissà quanti soldi a noi, ma comunque al sistema, continuiamo a operare in de minimis. Laddove invece, pur essendoci spazio nel de minimis, l'azienda volesse tenerselo buono, perché il discorso che è temporaneo è proprio è un polmone, cioè me lo tengo buono il mio de minimis perché a dicembre non ci sarà più il temporary framework, quindi se poi a gennaio avrò bisogno di fare una nuova operazione e ho esaurito il de minimis, mi sono giocato questa carta che il
decreto mi ha fornito. Quindi non è necessario, diciamo, averlo esaurito per poter accedere al temporary framework. Ok, grazie mille. Invece l'altra domanda è più di, diciamo così, di strategia, nel senso che il decreto Cura Italia prevede la possibilità per tutte le imprese di posticipare al 30 giugno l'approvazione del bilancio del 2019. Noi il grosso lavoro anche che stiamo facendo come associazione è quello di suggerire però alle imprese, almeno alle imprese che vogliono comunque usufruire di questi finanziamenti dell'emergenza, eccetera, comunque di presentarsi almeno con un bilancio 2019 approvato, no? Quindi noi il lavoro che stiamo facendo, l'indicazione che stiamo facendo è sì, il decreto ti permette di posticipare l'approvazione del bilancio, però tieni conto che la banca fa comunque più fatica, visto che comunque questi finanziamenti prevedono un'istruttoria a lavorare su dei dati ufficiali del 2018, visto che i numeri, ormai siamo al 30 aprile, sono quelli, visto che la banca comunque non tiene conto, tiene conto in maniera molto calmierata di difficoltà successive al 29 febbraio, che è un po' la data individuata come inizio dell'emergenza, noi diciamo sempre occhio che comunque ti conviene fare l'assemblea e approvare il bilancio. Allora volevo chiedere soprattutto a Roberto qual è, non dico la posizione ufficiale della banca, ma di darci un po' di indicazioni in questo senso. La posizione ufficiale della banca è che non possiamo pretendere che le imprese chiedano finanza oggi a fine aprile con il bilancio approvato. E perciò le indicazioni che abbiamo dato ai nostri gestori sono quelle di ottenere dei dati 2019 in chiaramente bozza, perché già in tempi non di emergenza a volte i bilanci definitivi era dura da averli in questo periodo. Oggi perciò noi processiamo le nostre richieste con un'indicazione chiara data alla nostra rete, ai nostri gestori, di raccogliere dati del 2019, magari sicuramente sottoscritti dall'amministratore dell'azienda, ma chiaramente in bozza. Non pretendiamo in linea generale, perché ribadisco, rimane il merito creditizio di ogni pratica e perciò ogni storia poi a casa fa storia a sé, qui non c'è uno stampino che vale per tutti, ma confermo senza ombra di essere smentito che in linea generale, a meno che non ci siano delle situazioni di tali scompensi in corso nell'azienda già in atto prima del Covid, che hanno portato l'azienda ad avere un 2018 o un 2019 completamente diversi da prima, cioè grandi cambiamenti in corso, la nostra indicazione è di operare con delle bozze non definitive. E vedo anche una domanda che, se volete, posso provare a rispondere, che dice: in caso di segnalazione in CR CRIF ante Covid, è possibile comunque avere accesso alla garanzia del 100% sulle mini operazioni fino a 25.000 euro? Allora, è chiaro che segnalazioni in CR CRIF vuol dire io ho una rata o due arretrate del finanziamento, questa non è ostativo all'accesso all'operazione. Tenete presente che le indicazioni sono molto chiare, che la concessione dei 25.000 euro non deve in alcun modo andare ad assorbire linee di credito precedenti. Okay? Perciò questa è una disposizione molto ferrea e molto rigida. L'eventuale erogazione dei 25.000 euro può andare ad assorbire degli sconfinamenti preesistenti, perché se nel frattempo io ho concesso al mio cliente di sconfinare per superare questo momento, è chiaro che quella non è un fido che gli vado a togliere, è stato uno sconfinamento temporaneo che gli ho concesso.
come gli ho lasciato la possibilità di non pagarmi una rata se non aderito alla moratoria. Perciò addirittura c'è la possibilità, anche se il merito creditizio rimane, tutte le banche non autorizzano tutte le operazioni, perché oggi le banche, se venisse concesso finanziamenti ad aziende che hanno già dei chiari, avevano già dei chiari ed evidenti incapacità di sostentamento ante Covid, concedergli nuova finanza che si sa già che sarà impossibile da rimborsare, è comunque una delle cose che è stato chiesto alle banche di verificare. Però uno sconfinamento in CR o in CRIF non è assolutamente ostativo per l'istruttoria della pratica. Sì, purché, se mi permetto di completare la risposta, purché non sia diciamo uno sconfinamento continuativo, ad esempio, da più di 90 giorni. A questo proposito, cioè, il decreto dice la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che alla data della richiesta presentano esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute oppure sconfinanti deteriorate, purché le suddette classificazioni non siano precedenti al 31 gennaio del 2020. Esattamente così. Questo non ho voluto chiaramente, sì, però no, esattamente. Okay. Confermo. Ok, faccio un'altra domanda che ho visto, hanno scritto un po' di persone. È confermata la cumulabilità dei 25.000 euro con la fascia successiva fino a 800.000? Cioè, se uno chiede il finanziamento fino a 25.000 euro, dopo, in un momento successivo, può chiedere anche un altro finanziamento di importo maggiore, purché entro i 25.000. Il mio collega che qui di fianco a me, non lo faccio spostare per questa risposta, conferma assolutamente di sì. L'importante è che si stia dentro il limite del 25% del fatturato oppure del doppio del costo del lavoro dell'ultimo esercizio. Complessivo. Allora, vabbè, qua dice, negli ultimi giorni quando si riesce a parlare con i referenti delle aziende nelle filiali si sente dire che mancano ancora i criteri attuativi, è vero, per i finanziamenti, vabbè, rispondo velocemente io qua, per i finanziamenti sotto i 25.000 euro non è vero, perché le richieste si possono già caricare e abbiamo visto tutti i numeri di pratiche che sono state mandate, mentre sopra i 25.000 euro è vero che siamo ancora in attesa di... Allora, devo essere un po' più preciso. È chiaro che so che il mondo delle banche non è amato, se andiamo a vedere le statistiche di gradimento, penso sia all'ultimo posto, appena prima dei partiti, una cosa del genere. È chiaro che dovete tener conto che oggi noi stiamo vivendo un po' quello che hanno vissuto gli ospedali quando avevano 100 posti di terapia intensiva e ci venivano all'esigenza di ricoverare 150 persone. Oggi noi abbiamo un 35-40% delle filiali chiuse, un'altra parte delle filiali chiuse 3 giorni a settimana. Tutto questo per tutelare anche la salute dei nostri dipendenti e rispettare le norme di distanziamento e chiaramente cercare di dare servizio. Oggi io vi confermo che le norme operative su tutte le cose di cui abbiamo parlato, tranne che di SACE, sono oggi operative. Come diceva Enrico, c'è il prodotto degli alberghi che ancora non è pienamente operativo. Ci sono ancora alcuni dettagli, ma tutto ciò che è moratorie, i 25.000 euro, garanzia rimodulazione del debito e garanzia al 90%, non da molti giorni, ma oggi è tutto operativo. Cosa non abbiamo ancora di operativo è SACE, perché la parte di SACE è l'ultima, è destinata alle grandi imprese o anche alle piccole e medie, ma dopo che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al fondo, e perciò la diciamo
l'operatività di SACE non è operativa. Potrebbe succedere che in una qualche filiale poco strutturata, aperta solo 2 giorni a settimana, tutte queste informazioni che io sto dicendovi arrivino un po' a rilento, anche se le norme sono state già emanate, e con questo non vuol dire che siamo in grado di sfornare centinaia di finanziamenti al giorno, ma la capacità di poter raccogliere ciò di cui c'è bisogno, la documentazione, e di diciamo così soddisfare tutte quelle che sono le richieste del cliente, tranne che per SACE, oggi è operativa. Qualora individuaste qualche difficoltà di questo tipo, che ribadisco non mi sento di accusare i colleghi, perché stanno veramente sacrificandosi, lavorando fino a tardi e impegnandosi tantissimo, vi prego, alle mail che la mia collega ha indicato, o a quella che tramite anche Tommaso o Francesco, di fare riferimento, perché siamo in grado di dare l'assistenza. Ok, mi sembra che tu, Roberto, abbia già anche risposto all'altra domanda che viene fatta in chat, quindi la differenza tra, cioè, quando si sceglie di usare MCC e quando si sceglie invece di usare SACE. Allora, provo a dirlo meglio se vuoi. Allora, è chiaro che il decreto dice puoi accedere a SACE, che ricordo è una garanzia onerosa e non costa poco, mentre il medio credito è completamente gratuito, nel momento in cui hai esaurito la tua capacità di saturato di accesso al fondo, che ricordo ha dei limiti, o dal punto di vista del de minimi, ma sono quei famosi limite dai 2 milioni e mezzo, che è stato elevato ai 5 milioni, o se l'azienda ha quei limiti di fatturato. Le grandi imprese, chiaramente non avendo accesso al fondo, hanno solo l'accesso a SACE. Ricordo anche che mentre il fondo, diciamo così, entra ormai in un dettaglio tecnico, ma la delibera è quasi scontata. Oggi il fondo si riunisce per deliberare 2 volte a settimana, mentre nell'ordinarietà si riuniva una volta sola. SACE, seppur con un modello accelerato, entra nel merito creditizio. SACE non consente la rimodulazione dell'indebitamento, perciò anche questo è un altro limite, ma solo nuova finanza. È chiaro che i requisiti per l'accesso a SACE sono un po' più complessi. Sul sito di SACE, volendo, ci sono anche delle FAQ a cui rispondono già loro in maniera automatica, ma mi auguro eventualmente in un prossimo webinar da organizzare assieme, già a partire tra una settimana, 10 giorni, di poterlo anche concentrare per chi fosse interessato, se Tommaso e Francesco raccogliessero informazioni anche sul mondo SACE. Okay. Va bene, chiedono se ci sono già operative o in previsione misure specifiche per le imprese agricole. Allora, oggi tutto ciò che è silvicolture agricole non è compreso in questo decreto liquidità, ma ci hanno già anticipato che ci saranno delle misure che verranno rilasciate, come leggo giustamente nella domanda da Ismea. Non siamo però, vero, mi confermi, non è che non c'è novità, non sono ancora operative, ma ce le hanno già preannunciate, e perciò mi auguro che anche queste arrivino in tempi molto brevi, ma ad oggi non abbiamo ancora indicazioni operative, ma ci hanno solo preannunciato che sono in arrivo.